Oh, eccoci qua. Salve, salve cari amici e benvenuti a questa serata di chiacchiere che inizia adesso e andrà avanti più o meno fino alle 21 senza interruzioni. In realtà ci sarà forse un'interruzione tra le 18 e le 19, però vediamo, cioè giusto il tempo di ordinare una pizza. E saluto e ringrazio di essere qui Elena Mancuso. Ciao. Ciao Alessandro, grazie a te. Che è qui per parlare di un argomento super interessante e tra l'altro diciamo un hot topic del momento, visto che il gioco in questo momento è sugli scaffali, è super popolare, ovvero del suo lavoro sul doppiaggio di Ada Wong in Resident Evil 4, il remake. Ciao di Esatto. nuovo. Ciao. Allora, Allora. dimmi Allora, io pure. direi di cominciare subito chiedendo, facendo una domanda più scontata, quella lì di cui parlavamo prima di attaccare. Insomma, ci vuoi parlare un po' della tua esperienza con il doppiaggio di Ada Wong, che come mi dicevi è il tuo primo, diciamo, ruolo principale nel quadro del doppiaggio videoludico? Sì, assolutamente. Ho fatto altre esperienze più piccole o comunque diverse perché rispetto a quello di Resident Evil Possiamo dire 4 che tra gli Remake. highlights ci sta anche il doppiaggio di Ellie nel nostro video con Sì, Luca, esatto. con il Ha Bonde avuto la Paoli. fortuna. Assolutamente, assolutamente sì. Però diciamo ecco che a livello anche di contenuti di animazione, che quindi si avvicinano di più al doppiaggio classico, questo è stato il mio primo personaggio, uno dei personaggi principali. Quindi io sono contentissima di questa esperienza. Devo dire, in molta ansia da prestazione con l'andare del progetto, però insomma sono anche molto, molto contenta di aver portato a termine questo lavoro. Sì, non è stato semplice, perché comunque è un personaggio molto particolare, Ada, Molto molto, ambivalente. sì, molto enigmatico. Io mi scuso in anticipo, ma da non giocatrice conoscevo di nome questo personaggio. Adesso mi odieranno tutti per quello che sto dicendo. Tranquilla, tranquilla. Tendenzialmente la chat è molto, molto tranquilla, molto umana. Quindi speriamo che non succeda niente. No. E quindi, non essendo appassionata del gioco, fan, però lo conosco, ho anche provato a giocarci con scarsi risultati. Diciamo che non avevo ben chiaro non solo il tipo di personaggio che stavo andando a doppiare, ma anche tutto ciò che ruota, ha ruotato e ruoterà molto probabilmente attorno a questa saga e tutto l'hype che c'è. Quindi diciamo che in corso d'opera, perché comunque la lavorazione è durata diversi mesi, ho cominciato a realizzare. No! No, si è bloccata così. Nel frattempo ringrazio il buon Niccolò che si è palesato così in chat a sorpresa. Poi me lo diceva prima Elena che ti conosce. Io ho detto, guarda, mi spiace. Vediamo un po' se... no, è proprio bloccata. Timino che le mando un messaggio, perché magari non se n'è accorta. Magari è caduta la connessione. Proprio adesso che entravamo nel vivo della risposta. Vabbè, vi posso dire io la mia esperienza col doppiaggio di NPC 1 e NPC 2. Sono stato bravissimo a fare Matalo! Donde vas? Vamos a bailar! Ho fatto un sacco di voci aggiuntive e... Ok, è tornata. Stavo parlando, non so cosa sia Sei tornata successo. ufficialmente perché prima non ti sentivo neanche. Ok, ci siamo. Perdonatemi. Ok, ci sono. Qui era tutto connesso, infatti non capivo cosa stesse No, succedendo e qui poi mi sono eri detto. frizzata perché evidentemente si era disconnesso.
Ok. Hai cominciato ad entrare nel vivo del discorso. Ok, no, allora spero di non ripetermi e di ripartire dal punto giusto, però insomma dicevo che non è stato semplice affrontare questo doppiaggio perché appunto da non giocatrice conoscevo la saga soltanto per nome, quindi non mi ero resa conto di tutto l'hype che c'è, che ci sarà e che c'è stato finora dietro questo videogioco. Quindi diciamo che ho scoperto in corso d'opera, nel corso dei mesi di lavorazione, tutto ciò che ruotava attorno alla saga e quindi a questo personaggio. Allora ho detto ok, forse è meglio entrare un po' più nel vivo delle caratteristiche di questo personaggio che è un po' particolare, un po' misterioso. Quindi, insomma, non è stato semplice rendere tutte queste sfumature. Insomma, credo sia stata la cosa più difficile, ecco. Allora, che infatti tu hai una misura della partecipazione anche emotiva del pubblico all'esito di un processo come questo, anche dalla mega polemica che è nata oltreoceano per il passaggio, diciamo, di testimone da Jolene Andersen a Lili Gao, che ha creato una fiumana di polemiche, quindi posso immaginare già di base quanto, non solo quanto fosse difficile entrare nelle scarpe di un personaggio del genere, ma poi avere, cioè sopportare la consapevolezza del fatto che era comunque un'impresa non certo semplice. E, sì, tra l'altro, ecco, all'atto pratico, ci puoi spiegare come funziona il doppiaggio di un personaggio videoludico? Cioè tu come l'hai affrontato proprio in studio tecnicamente? Allora, in realtà ci sono diversi approcci, nel senso che dipende dal tipo di videogioco che si va a doppiare, perché ovviamente potrebbero essere voci, tra virgolette, fuori campo, quindi le voci che si sentono quando guidiamo il nostro personaggio e quindi non esiste un reale sync. Ci sono poi invece i giochi che hanno anche le animazioni, che sono veramente delle clip cinematografiche, poi adesso con le nuove tecnologie sono dei veri e propri film, e a quel punto si opera come il doppiaggio classico, oppure ci sono altre modalità ancora. In pratica funziona in questo modo: generalmente quando non ci sono delle animazioni si può operare o andando sull'onda audio dell'originale, quindi si ascolta la voce originale anche per captarne le sfumature, le emozioni e tutte le sfumature, e si va esattamente sull'onda, oppure ci sono i casi in cui si registra sempre ascoltando l'originale, però non avendo una necessaria esigenza di stare sull'onda originale, ma si può avere anche una percentuale di margine che sia inferiore o superiore. Però in generale si lavora proprio sopra l'onda. A volte, anzi praticamente quasi sempre, vengono date le informazioni generiche sul tipo di personaggio, che personalità è, sulla vocalità, se è necessario anche lavorare da un punto di vista un pochino più di enfasi, perché magari potrebbero essere dei personaggi di giochi un po' più simpatici, magari meno realistici. E quindi insomma ovviamente le cose cambiano in questo senso. Quando invece abbiamo le animazioni, come in questo caso, si guarda il cosiddetto anello, quindi la breve clip, e come nel doppiaggio classico si va sopra il personaggio originale, cercando il più possibile di rimanere fedeli. Sì, perché infatti mi è capitato altre volte di sentire professionisti del doppiaggio che non hanno potuto assistere proprio alla scena, perché magari in quel momento la scena non era finita, non era stata trasmessa, e quindi insomma in quel contesto si è costretto a lavorare solo sull'onda, fondamentalmente sulla battuta, e invece voi avete potuto contare proprio sul video, quindi avete davanti l'interprete digitale che
lanciava la battuta era in inglese o in giapponese? No, In inglese, in inglese, ok. sì. E Erano abbiamo avuto già proprio. scene cioè concluse, terminate, erano quelle definitive, fondamentalmente. Sì, credo di sì, utilizzo la parola credo perché Perché poi insomma non si sa ovviamente. mai, certo. Esatto, magari poi vengono fatti, non lo so, tagli, cose, aggiornamenti, però ecco, devo dire che poi quando ho rivisto su YouTube alcuni spezzoni, che tra l'altro questo fa capire la mia ingenuità in questo campo, non pensavo di trovare dopo 24 ore dall'uscita già delle clip, assolutamente, Quante ne infatti. vuoi? Quante ne vuoi? Tutte le salse, infatti, aiuto. Però sì, ricordo perfettamente le scene, quindi abbiamo avuto insomma modo di lavorare con materiale, ecco. E quando sei al lavoro su un personaggio in quel contesto lì, tendenzialmente, o almeno nell'esperienza con Resident Evil 4, quante volte ti è capitato di ripetere una battuta, magari in una scena? Cioè ci sta molta selezione, si cerca di magari farne diverse versioni, oppure di magari col direttore del doppiaggio c'è un lavoro per cercare sempre di magari cogliere al massimo certe inflessioni, certe sfumature. Cioè, la domanda è fondamentalmente quanto impegno richiede un lavoro del genere, anche in confronto magari alla televisione, per dire. Certo, ma allora io per quanto riguarda almeno la mia esperienza dipende sempre dal contesto. È chiaro che quando ci si approccia per la prima volta ad un lavoro nuovo, le prime battute sono sempre quelle più difficili, più che altro perché bisogna scaldare i motori, come si suol dire, quindi bisogna entrare nel personaggio, magari è una storia che non conosciamo. Più delle volte, ovviamente, e quindi si prova anche, no? Si sperimenta per cercare di trovare il suono vocale giusto, perché a volte magari va scurita la voce oppure va alleggerita, e piano piano si comincia ad entrare in sintonia, e ovviamente il direttore di doppiaggio in questo caso è fondamentale perché conoscendo anche meglio il prodotto ti guida verso la direzione più giusta. Poi è chiaro che dipende da scena a scena, perché magari quando si comincia comunque ad entrare nel mood del personaggio, alcune cose vengono già più spontanee, perché comunque quello che dobbiamo ricercare è sempre la verità, mai una cosa fittizia. Poi capita che ci sono invece delle scene in cui c'è talmente una chiarezza di espressività del personaggio, che sia umano, o in questo caso mi è capitato anche di trovare delle microespressioni di Ada che mi hanno colpito, no? Che magari non mi aspettavo di trovare in un'animazione, diciamo, tra virgolette. E quindi a quel punto, soprattutto comunque se siamo nei tempi, comunque succede, si cerca di andare anche a trovare una sfumatura che possa rendere al meglio il personaggio ed è fondamentale, ecco, insomma, è bellissima anche questa fase. Quindi è un lavoro di costante lettura anche di ciò che hanno fatto gli artisti per definire e caratterizzare un personaggio. E poi ovviamente all'interno di quel contenitore c'è anche una parte di te, perché Sì. comunque c'è interpretazione, c'è elaborazione di quello lì che vedi. Sì, assolutamente, però sempre appunto dal mio punto di vista, noi dobbiamo cercare nel doppiaggio di eseguire al meglio un lavoro che è già stato fatto. Anche in altri prodotti mi è capitato appunto di doppiare attrici veramente brave che già hanno fatto il loro lavoro di interpretazione del personaggio e noi dobbiamo proprio cercare di tirar fuori quello che loro hanno già fatto. Poi è chiaro, siamo tutte persone differenti e Certo. quindi magari come vivo io una certa,
ad esempio una certa emozione che può essere una sofferenza, una gioia, non sarà mai la stessa di un altro doppiatore, perché poi ogni voce è unica in questo senso, ma proprio in generale. Quindi è chiaro che un minimo della mia sensibilità, quella di Elena, esce fuori, però certo. Bisogna cercare, secondo me, ed è quello che sto cercando di imparare nel mio percorso, è quello di mettersi al servizio completamente, poi in base al prodotto, se c'è bisogno magari di mettere un po' più del nostro, sempre però sotto la direzione che ci viene data, allora si può comunque aggiungere delle cose. Chiaro, però perché poi ovviamente ci stanno anche delle differenze linguistiche e di espressione, sì, che devono, esatto, comunque pesare anche sull'esito del doppiaggio. Assolutamente, anche perché basti pensare che il suono di una lingua è completamente differente da un'altra, quindi non si può neanche pensare magari di produrre esattamente quel suono, perché sarebbe proprio una cosa un po' fuori luogo proprio nel nostro tipo di comunicazione, però magari nelle intenzioni sì, ecco, quello bisogna cercare di captare il più possibile, osservare gli occhi del personaggio, l'espressività e tutto quello che esprime e che ha già espresso, e mettersi al servizio di questo. Allora, volevo recuperare un paio di domande dalla chat, così per, diciamo, poi tu sentiti libera di dire, guarda, io a questo non posso rispondere o non voglio rispondere. Ah no, certo. Muromante recupera la questione della polemica legata alla collega anglofona e dice, tu cosa ne pensi di quello lì che è successo in questo caso, proprio opinione personale e ovviamente anche da professionista del settore. Allora, io sono dell'opinione in generale che se c'è rispetto per la persona e per il lavoro, si può esprimere un'opinione. Io ovviamente ho letto alcuni articoli relativi a questa polemica proprio all'imminente uscita del gioco, e addirittura ho letto che lei ha dovuto disattivare i commenti del suo profilo, sì, oppure chiuderlo. Ecco, io mi sono anche un po' messa nei suoi panni, ovviamente non ai suoi livelli, perché è anche, insomma, un'attrice famosa, quindi non mi permetterei mai. Da una parte posso dire che comprendo, tra virgolette, la delusione sana e genuina, sempre nel rispetto ovviamente, di un appassionato che è abituato a sentire una certa voce, che ci è cresciuto con quella voce, che si è appassionato e che ha provato delle emozioni grazie a quella voce. Quindi capisco anche che magari arrivare così e sentirsi privato di quel punto di riferimento non sia semplice, anche se ovviamente non è che l'ha deciso lei, insomma, le cose si sono evolute e sono cambiate. Il problema nasce quando si prende questa cosa in modo molto, tra virgolette, violento o comunque poco rispettoso. Poi mi sembra di aver letto anche che è stato proprio criticato il suo operato a livello di attrice. Quello io non posso dire molto, nel senso che appunto già si discosta molto dall'italiano, non ho presente nell'orecchio proprio la doppiatrice originale precedente, quindi non mi permetto neanche di giudicare l'operato. Però ecco, di base bisognerebbe avere rispetto nell'esprimere le opinioni. Sono al 200% d'accordo con te, e se mi permetti aggiungerei una cosa che ho più volte detto: il fatto di essere affezionati a un personaggio, a un prodotto d'artigianato creativo in generale, il fatto di amarlo, di aver, come dire, emozioni anche forti legate a una determinata proprietà intellettuale, non la rende di proprietà di chi prova, certo, queste emozioni. Quindi il fatto che un cambiamento venga accolto con così tanto astio, semplicemente perché c'è un'affezione nei confronti magari di chi prima ha interpretato un personaggio, di come era prima
una certa caratterizzazione o di come era prima un prodotto videoludico, ad esempio. Cioè, questa cosa qui non giustifica in alcun modo un'accusa oppure un'aggressività, men che meno verbale o peggio fisica, nei confronti di una persona che fondamentalmente fa il suo lavoro e cerca di farlo, esatto, si spera, esatto, al meglio. Poi sì, io onestamente ho sentito il doppiaggio inglese, ci sono cose che non ho apprezzato, certo, mi è sembrato anche in alcuni momenti più monocorde del lavoro che hai fatto tu, per dire, più, sì, meno, sì, espressivo, anche perché poi con un personaggio come questo è difficile dosare bene l'espressività nel linguaggio, nella voce, perché si muove su sfumature molto sottili. È un personaggio ambivalente, enigmatico, spesso volontariamente monocorde, perché cerca di controllare il proprio eloquio e sfruttarlo come uno strumento di manipolazione, no? Quindi sì, è difficile già di base lavorarci. Poi è chiaro, non è la prima volta che scoppiano polemiche di questo genere. Posso essere d'accordo sul fatto che magari l'interpretazione non è spettacolare, stellare, come quella lì che ha dato in alcuni momenti la precedente doppiatrice, Jolene Andersen, però nulla che possa innescare moto d'odio di questo genere, che purtroppo nell'industria videoludica, nell'ambito anche della community videoludica, è facile, è fin troppo facile che esca fuori, ed è una roba che io trovo, sì, veramente fastidiosa. Esatto. E tra l'altro hai proprio centrato il punto, cioè già trovare un equilibrio tra quello che abbiamo nell'orecchio in originale, dove non possiamo discostarci in modo abissale, è comunque un nostro punto di riferimento, è comunque quello da cui noi partiamo per poter poi lavorarci sopra. Poi è chiaro, ci possiamo prendere delle piccole libertà laddove sentiamo che c'è magari un'espressività che può essere accentuata un po' di più, però anche in quel caso non c'è la libertà di strafare, perché comunque dobbiamo sempre rimanere al servizio di ciò che è già, chiaro, stato fatto. Quindi, certo, è in questo caso la difficoltà. E per questo personaggio in particolare c'è proprio questo continuo equilibrio tra freddezza, ironia, sensualità, ma sono tutti ingredienti, almeno da quello che ho potuto imparare, diciamo, che vanno dosati all'estremo. E questa diventa la nostra responsabilità, quella di portare alto il testimone che ci viene passato, proprio perché ci sono tante persone, tanti fan, tanti appassionati da non deludere, però non bisogna mai sforare. Che poi, se posso dire un'altra roba, a mio avviso c'è uno degli ingredienti di questo, diciamo, dissenso, chiamiamolo così, è anche il fatto, uno dei promotori, che Ada Wong, che Lily Gao ha interpretato Ada Wong in Resident Evil Welcome to Raccoon City, che, sì, è un film non bello, e quindi c'era anche un po' di pregiudizio di base, sì, anche perché poi a memoria mia altre sue sortite proprio nei panni di Ada Wong non avevano scatenato le stesse reazioni, perché se non mi sbaglio lei l'aveva già interpretata in qualche film della serie, però sì, esatto, si era già approcciata a questo personaggio, però purtroppo c'è stato questo, appunto, questa grande polemica che ha un po' spezzato questo sì, suo lavoro. Infatti è stata quella la cosa un po' brutta, ecco, diciamo. Parlando un po' del discorso legato al
alla giusta interpretazione del personaggio, alla capacità, insomma, di esprimerne al meglio le sfumature. Per caso, durante il tuo percorso anche di ricerca, no? Ti hanno fatto vedere o tu hai visto filmati di come era nell'originale Ada Wong, cioè non nel remake, ma nel Resident Evil 4 originale? No, in realtà no, nel senso che diciamo che ho fatto poi una ricerca io sul personaggio quando ho compreso il personaggio, cioè che personaggio stessi per approcciare, perché comunque c'è stata un provino che ho sostenuto e che ho superato, quindi all'inizio non avevo ben compreso il tutto, però ho cercato, anzi ho proprio fatto così, non ho mai guardato video suoi già doppiati, proprio per non farmi influenzare e per cercare di dare comunque il mio contributo a prescindere, anche perché poi mi sono detta, a parte che non avrebbe senso perché poi uno appunto si fa influenzare dalle altre interpretazioni, certo. Che poi dopo sono andata a sentire. Chiaro, certo, per curiosità, mani. No. Dopo sì, mi sono tolta l'ospizio, ho detto mamma mia. Però se uno ci pensa, quando affronta un prodotto inedito da doppiare, quello è il materiale, soprattutto se è una cosa che non è mai uscita prima d'ora. Quindi quello che ho sentito di dover fare è stato di leggermi la sua storia, contorta. comunque decisamente, cercare di... sì. Sì, infatti, non, cioè, poi se mai ci saranno altri progetti con questo personaggio, non lo so, ancora dovrò rileggermela perché non me la ricordo già più, però quantomeno piuttosto guardare delle piccole cose in originale, cercare di capire un po' com'era questo personaggio, senza però appunto andare a vedere cose che erano già state doppiate precedentemente. Quello ho sì. Capito. C'è Dami che fa una domanda un po' strana, ma alla quale credo di poter rispondere io, poi magari aggiungi qualcosa tu. Dice Ada è un personaggio a tratti orientali, questo si è tenuto nell'espressione del linguaggio. Non credo, perché Ada non ha accento. Comunque, a prescindere dalle sue origini, senza considerare il fatto che ha sempre lavorato come spia o come agente di qualche organizzazione occulta, non esprime nessun genere di inflessione nel suo parlato, quindi di fatto non c'è bisogno di me, e tra l'altro non credo servirebbe molto alla caratterizzazione, poi non lo so, ti lascio la parola su questo senso. Ma guarda, concordo assolutamente, non ho avuto questo nessun tipo di direzione in questo senso, e quindi credo che questo non influisca assolutamente sull'etnia, ecco, di questo personaggio. E poi, domanda che fa Rick, che io te la trasformo in qualcosa di un po' più sibillino, e tu senti libera di non rispondermi. Certo. Tu hai concluso il lavoro sul personaggio a questo punto? Sì, cioè non hai appuntamenti legati al personaggio in futuro? Allora, dico una cosa, se li avessi non potrei dirlo. È una cosa che dico spesso anch'io. Però comunque, cioè, questo progetto che è uscito... è concluso, uscito, non so nient'altro. Perfetto. Quindi, raga, se state pensando a Separate Ways, il discorso è questo. Se c'è, non se ne può parlare, e visto che se c'è non se ne può parlare, si dice che non c'è. Poi magari c'è e lo scopriremo solo vivendo. Però veramente io ad oggi non so niente, anche perché ho scoperto che cosa fosse... poi informandomi, leggendo e quant'altro, quindi ho detto, ah, quindi c'è anche questa cosa che potrebbe esserci, quindi io in realtà l'ho scoperto da voi, cioè questo, però questo è quanto. Però su queste note io mi sento di farti un'ulteriore domanda che magari ci permette di farci un po' più, diciamo, di fare un po' mente locale, ovvero tu quando hai iniziato a lavorare, se puoi dirmelo, sul doppiaggio di Ada Wong?
Allora, in realtà diverso tempo fa, sarà stato gli ultimi mesi del 2022, non mi ricordo di Quindi preciso, ma diciamo 5 mesi fa. ottobre, novembre. Ok, 6 mesi fa più o meno. Sì, abbiamo cominciato la lavorazione e poi l'abbiamo conclusa, ovviamente prima dell'uscita. Ecco, quindi insomma è stata una cosa un po' più duratura, non costantemente, ecco. Quindi considerando il tipo di esperienza che propone Separate Ways, che dura circa 3 ore, 3 ore e mezzo, con una presenza ovviamente più massiccia di Ada Wong, se tu ci stessi lavorando, cioè anzi in realtà tu avresti dovuto anche per ragioni di ottimizzazione del lavoro. Avresti dovuto averci, cioè, dovrebbe già essere finito quel percorso lavorativo e quindi dovrebbe essere già tutto pronto. Però se tu ne l'hai scoperto, vabbè, sto diventando un po' convoluto, però se tu l'hai scoperto sulle nostre pagine, possiamo dire che in questo, cioè, che qualora ci fosse, sarebbe fra relativamente un bel po', forse, chissà. Anzi, in quel caso mi piacerebbe saperlo anche a me, Cioè, nel sempre senso. ovviamente, se continuerò Quindi, questa collaborazione. vedremo. Allora, Vedremo, sì, vedremo. esatto. Ti piacerebbe continuare a. Quindi, cioè, se è una domanda a cui in realtà mi hai già risposto con le ultime 3 frasi, però quindi ti piacerebbe continuare a lavorare nell'ambito videoludico? È una cosa che ti Sì, piace? Però non sei una assolutamente. giocatrice. No, allora, ho un passato remotissimo da nerd, dove hanno provato a farmi giocare ad alcuni giochi, poi mi sono trasferita per lavoro e lì ho abbandonato il tutto. Però, allora, considerato che comunque amo estremamente questo lavoro, il mio lavoro, mi piace, ho scoperto da poco l'ambito videoludico e comunque è molto interessante, ma la cosa interessante è riuscire a variare i prodotti, quindi dal film al telefilm, all'animazione, al videogioco, perché si usano tecniche differenti, quindi si può imparare molto di più, si può anche sviluppare molto di più la versatilità. E quindi forse è questo l'aspetto che mi piace, proprio il cambiamento nei vari prodotti. Mi è capitato di fare, ad esempio, qualche mese fa, anche qui ho studiato, un operator di Call of Duty e ad esempio quello è stato vocalmente, tecnicamente molto intenso, però Ah, mi è davvero? servito sì perché comunque erano tutte battute su onda. Con una vocalità molto intensa, molto Certo, è il immagino ci termine fossero. sbagliato, Sì, ho dire capito. urlata, però. Ordini oppure comandi oppure cues Ma anche vocali che. in Certo. guerra proprio. Certo. E quindi quello mi è servito molto per tarare la mia resistenza vocale, perché comunque quando le battute sono tante, sono un tot di ore di lavoro, insomma. Anche lì è bene sapersi regolare. E poi io ti Non voglio esatto. comunicare questa cosa, parlando del futuro di Resident Evil e magari del tuo personaggio in Resident Evil, perché adesso possiamo dire che per il momento è il tuo personaggio in Resident Per Evil. il momento sì, io non do mai nulla per scontato, Però però per per il il momento mi piace momento è il pensare di tuo. sì. Che qualora tornassi a vestire i panni del personaggio, lo faresti presumibilmente con un capitolo che è il capitolo più odiato dal pubblico videoludico di Resident Ok, Evil. quindi Cioè, sfida maggiore. esatto, perché Resident Evil 5 non c'è Ada Wong, almeno nella versione vecchia, quella classica. Ada torna in Resident Evil 6, che è il capitolo più odiato dalla community videoludica e dalla Quindi non c'è community Resident Evil. scampo, Quindi non lì ci non c'è scampo. A quel sono. punto, cioè, lì la sfida è doppia, doppia, Sì. perché devi convincere il pubblico come hai fatto con Resident Evil 4, ma il gioco deve convincere il pubblico e quindi di conseguenza l'opera di convincimento è doppia.
Esatto, anzi, devo dire, proprio perché ho fatto questa primissima esperienza in punta di piedi, cioè vorrei, qualora ci fosse questa possibilità, convincere ancora di più, migliorando ancora di più, la mia prestazione nel personaggio, ma semplicemente, come dicevo prima, per approfondire di più, le caratteristiche di questo personaggio e quindi dare il meglio. Se poi mi dici anche che questo Esatto. capitolo è proprio quello più odiato, Questo è o bene tosto. bene o male male, insomma. Senti, approfitto della domanda che fa Samugame. Non vorrei essere inopportuno, magari, non so, però io la butto là. Per caso ti sei confrontata con Patrizia Shanka, che ha interpretato lo stesso personaggio in Resident Evil 2 Remake? No, allora io non la conosco, non ci siamo mai viste. Ovviamente io di nome sì, ecco, come conosco di nome tanti Certo, è chiaro. meravigliosi doppiatori da cui imparare, però no, non ci siamo mai viste, quindi ma non mi sarei neanche io mai permessa di chiedere niente, ecco. Cioè, in questo senso ho un approccio molto basso profilo, nel senso Chiaro, perché poi non faccio sa il mai su che mio. terreno si muove. No, no, ma poi non, cioè io mi affido completamente al direttore o comunque alle figure che sono lì per lavorare insieme a me. Quindi anche perché, cioè, quello che penso io è che se è capitata questa occasione, previa scelta, quindi c'è stata una scelta effettiva, mi sono detta ok, la base c'è. Adesso lavoriamo su questo. Chiaro. E infatti non ho sentito niente volutamente di suo, sia perché appunto non essendo giocatrice non l'avevo mai sentita consciamente, e poi ho preferito proprio eseguire il mio lavoro e basta. No, è assolutamente ragionevole, quindi poi come dicevamo prima, è sempre anche un terreno delicato perché Sì. non si sa mai se magari è successo qualcosa o non è No, successo. Comunque, meglio andarci con i piedi di sì, piombo. assolutamente. Quindi a questo punto io ti faccio una domanda che per la logica che abbiamo applicato prima, tu non puoi, o meglio, Ok. a quale non puoi rispondere, però qualsiasi cosa tu dirai potrà essere usata contro di te in questa sede, ovvero. Magari all'orizzonte hai altri progetti videoludici oppure magari partecipazione a progetti videoludici di cui puoi probabilmente non puoi parlarci? Guarda, al momento no, sono sincera, nel senso che comunque lavorando su vari prodotti, diciamo che questa è una fetta del mio lavoro, Certo. però è anche vero che quotidianamente poi ci sono magari proposte, progetti, quindi magari oggi dico no e poi la settimana prossima vengo coinvolta in un altro progetto, dando un contributo grande o piccolo che sia, poi. Ovviamente tutto è importante, tutto è lavoro, quindi io sono sempre No, contentissima cioè, di ci questo. Però mancherebbe. diciamo che per il momento no, però magari spero, adesso sono sincera, spero un giorno di poter dire no e invece magari Invece è sono anche sì, no. esatto. Esatto. Senti, ma com'è stato per te? Poi immagino che tu prima di cominciare a fare questo lavoro, di affrontare questo incarico, tu avessi più o meno la consapevolezza che la community ludica è probabilmente la peggiore al mondo. Cioè, nel senso, siamo gente orribile di base, estremamente critica, eccessivamente vocale, malmostosa, incazzata per motivi inesistenti, no? Quindi, hai un po'. Prima abbiamo parlato un po' della pressione di affrontare, diciamo, di debuttare dei panni di un personaggio che non solo c'aveva avuto prima altri interpreti, ma comunque è all'interno di una saga molto cara al pubblico, quindi tu mi hai detto che effettivamente è stato, diciamo, l'hai sentita quella pressione. Però anche dopo il lancio del gioco, sei andato a controllare, a vedere, qui mi hanno insultato, qui mi hanno fatto i complimenti, guarda sti bastardi, cioè. È successo? Sì, nel senso, no, Beh. allora aspetta, mi spiego. Allora,
Io ho sempre fatto prodotti, appunto, che sono film, serie TV, che hanno un hype completamente diverso dagli anime e dai videogiochi. Infatti mi sono sempre detta, cavolo, mi piacerebbe però fare qualcosa di più importante, insomma, per la mia soddisfazione professionale e quant'altro. Quando poi ho capito che c'è questo rovescio della medaglia, mi sono detta, oddio, andiamo coi piedi di piombo, perché bisogna essere anche all'altezza. Quindi, Elena, lavora, testa bassa, e poi quando succederà, succederà. Questa cosa dei commenti, ho visto solo dei commenti su YouTube, ma perché appunto cercavo le clip, quindi poi mi è venuto spontaneo andare a vedere i commenti. Effettivamente, allora, devo dire che quel poco che ho letto, perché poi ho smesso, se no io faccio mille paranoia, non vivo più, sono molto emotiva. ho letto, devo dire che non c'era niente di offensivo, forse non ho letto i canali giusti, non lo so. Però, oppure, diciamo, hai letto solo quelli giusti, cioè, nel senso, No, ma infatti, e lì mi sono un po' messa nei panni delle persone che ci hanno giocato, dicendo, magari ho letto dei commenti tipo, cavolo, ma perché non c'è più la voce originale sua, ma mi ci dovrò abituare, non ce la vedo. Alla fine mi sono detta, cavolo, ma probabilmente avrei pensato anch'io la stessa cosa dall'altra parte. Quindi ho detto, ok, Elena, va benissimo, è normale che sia così, l'abbiamo detto anche prima. Quindi all'inizio ero un po' destabilizzata, poi mi sono detta, no, filtra oggettivamente, fai del tuo meglio, e poi, insomma, non si può neanche avere l'unanimità, ecco. Quindi per me è già tanto non aver ricevuto critiche particolari, spero. Quindi, no, ma così. Nel senso, te l'ho chiesto apposta, perché visto che per te è un ambiente relativamente nuovo e so com'è, sì. Detto, sì. Vediamo un po'. Per dire, sì. Capisco benissimo anche chi si trova un po' disorientato, certo. da una voce diversa, che per forza di cose c'è anche una verve interpretativa diversa, che può succedere. Magari sono sfumature leggere quelle che cambiano, però magari per le orecchie. Per no, dire, no. Io con Homer Simpson, quando è scomparso Tonino Accolla, e quindi la voce doveva essere riassegnata, io un po' per un po' non ho guardato, certo, i Simpson in italiano, perché per quanto sia bravissimo Massimo Lopez, certo, però per 20 anni la voce di Homer per me è stata Tonino Accolla, tra l'altro Tonino Accolla che ha creato fondamentalmente per la voce italiana di Homer Simpson, quindi è stato difficilissimo, quindi non posso dire non lo capisco, perché lo capisco, però è chiaro che è sempre un po' un terreno pericoloso. Ma un'altra domanda, se possibile, anche un po' più bastarda. Ti capita di... perché comunque i commenti a un certo punto li leggono tutti, che si tratti di videogiochi, che si tratti di serie o comunque anche di film, commenti sulle voci italiane. Ti è capitato di leggere da professionista commenti magari su di te o su un collega che parlavano magari di mancanze che tu, da, diciamo, di nuovo... esperta del settore, ha detto, sì, ma questo che cazzo di... cioè, nel senso, magari qualcuno che dice, però qui l'espressività sbagliata, voce sbagliata, oppure qui ha fatto male, e tu, da, diciamo, persona che conosce il mestiere, hai detto, ma non c'ha senso sta critica, ti sono capitate? Sì, allora, non nei miei confronti, ma semplicemente perché o non ci ho fatto caso, o comunque di base non ho un'esperienza decennale e non sono una voce conosciuta alla massa, quindi io penso che non sia capitato, anche perché, diciamo, sono agli inizi del mio lavoro per quanto riguarda il doppiaggio, quindi non mi è mai capitato, credo proprio per questo motivo. A volte mi è capitato magari di leggere su Facebook, e tanti motivi mi hanno portato, non questo motivo in particolare, ma tanti motivi di, appunto, dei famosi leoni da tastiera mi hanno portato a cancellare Facebook. Quindi, giusto per far capire proprio un po' l'antifona, sì, nel corso degli anni.
Però mi è capitato, cioè io quello che condanno, diciamo, se così si può dire, non è tanto il parere, ma la facilità con cui si dà un parere senza mai pensare che dietro ci sono milioni di motivazioni per cui avviene una certa cosa. Poi, che ci sia la pecca, io sono la prima che quando mi riguardo dico, oh mio Dio, questa cosa, perché dovevo fare così, dovevo fare cos'ha, poi entra l'autogiudizio, questo è un altro discorso. Però cioè, è come se si sminuisse tutto ciò che viene fatto. Può succedere che non ci sia la perfezione, basti pensare al fatto che i tempi anche di esecuzione del lavoro sono molto ristretti rispetto magari a tanti anni fa, dove anche io per sentito dire mi hanno sempre detto prima c'era molto più tempo, no, per fare le lavorazioni. Quindi anche solo questo, è chiaro che bisogna essere molto più reattivi, molto più, cioè, quasi delle macchine, e non è così semplice. Quindi le motivazioni possono essere tante, e più che giudicare quello che viene scritto e non essere d'accordo, è proprio appunto questo, farlo in modo così semplice, certo, senza mettersi poi nei panni di chi esegue con fatica quella cosa. Poi possono esistere ovviamente delle persone che non hanno reso al meglio, che sono un po' peggio di altre, cioè io sono un po', posso essere anch'io peggio di mille altre persone, non saremo mai i migliori in tutto, però ecco, ci vorrebbe solo un po' più di empatia, secondo me. Sì, ma sai, lo conosci il vecchio motto, chi sa fa e chi non sa insegna? Secondo me è anche un po' una prosecuzione concettuale di questa roba, no? Perché tu quando scrivi un commento in qualche modo diffondi un insegnamento, e quindi ci sta un po' questa tendenza a pensare che la propria idea, la propria opinione dia diritto a chiunque di fare lezioni agli altri, e sta roba, esatto, qui tende a essere problematica, specialmente avendo a che fare con la cassa di risonanza del web, che è per antonomasia, cioè è deresponsabilizzanti, posso dire tutto quello lì che sì, voglio, perché tanto fondamentalmente nessuno viene a dire niente. Senti, quanto tempo è durato il lavoro con Resident Evil 4? Hai detto che hai finito circa 6 mesi fa, più o meno, ma... No, ho iniziato. Hai iniziato circa 6 mesi sì, fa, ok. Però non è stato un lavoro continuativo. Certo. Io immagino che magari, anche perché come succede magari nelle serie TV, arrivano, che ne so, i primi 2 episodi, poi tra dopo un tot di tempo arrivano altri 3 episodi, e così via, come magari succede che il materiale viene tutto insieme. Quello dipende anche dalla disponibilità del materiale, e in questo caso abbiamo fatto una prima parte di lavorazione, appunto nell'ultima parte del 2022, e poi una seconda parte di lavorazione poco prima dell'uscita, ecco, non proprio a ridosso. Ok, quindi sì, in realtà mi stai dicendo che... non dicendomelo, che questo DLC potrebbe effettivamente esistere, potrebbe uscire anche prima del previsto. Sempre... Ma no, io parlo di quello che è già uscito. Sto facendo... No, io sto parlando esclusivamente del... No, certo, certo. Quindi fondamentalmente è finito nei primi mesi del 2023, diciamo entro febbraio. Sì, esattamente questo, perché mi ricordo le clip. Okay, questo lasso di tempo... E il vostro lavoro si è svolto a che distanza temporale dal doppiaggio originale? Cioè il materiale arrivava man mano che veniva fatto? Allora, questo non lo so dire, perché semplicemente non so le tempistiche di esecuzione del doppiaggio originale, quindi questo non saprei dirlo, devo essere sincera. Ok, quindi insomma non sai se questa calendarizzazione sia dovuta alle tempistiche del doppiaggio originale. Esatto, non saprei dire, perché in realtà appunto potrebbero essere molti motivi, ma quello che immagino io, lavorando proprio su animazioni grafiche, non so, magari non erano pronte, oppure non era disponibile il materiale originale da un punto di vista di doppiaggio. Questo non saprei, sinceramente.
Ti faccio una domanda un po' scema, però magari può nascerne una cosa interessante. Sai, capita spesso quando uno parla comunque con qualcuno che ha fa un lavoro creativo e che magari deve vestire anche panni che non sono i suoi, parlando viene sempre fuori che in qualche modo si accende un interruttore e avviene un cambiamento nel momento in cui si va a interpretare qualcuno, a creare qualcosa, quindi a proiettare se stessi in qualcosa di diverso. Ecco, tu pensi che nel momento in cui sei andata a dare la voce al personaggio, ti sei un po' trasformata nel personaggio in quel momento? L'hai vissuto in camera di doppiaggio? Allora, sì, ma perché è una cosa che mi capita di fare sempre quando affronto un personaggio. Allora, io vengo da un lungo percorso attoriale teatrale, dove comunque, oltre alla voce, utilizzo il corpo per interpretare un altro personaggio, quindi per non essere più io, ma essere quel personaggio. Sicuramente un bagaglio del genere mi è stato di grande aiuto nel doppiaggio, anche perché siamo attori, stiamo Certo, è chiaro, è recitando. chiaro. Poi il canale è diverso, e quindi si adottano altre tecniche. A volte, ma questo è un giochino che io faccio per, non lo so, mi viene forse boh, spontaneamente, non so neanche io dirlo. A volte mi immagino di avere la sua faccia. Cioè, no, No, allora a ti me capisco succede. però, eh. Non so se ti è mai successo, a me succede che quando mi infogno con le serie TV da spettatrice, Sì. e magari mi faccio veramente le maratone, esco di casa e per un secondo mi sembra di avere la faccia del personaggio che ho visto per ore e ore e ore, su Tu devi capire Netflix, ad una esempio. cosa, Elena. Io sono pelato con la barba, quindi io ho letteralmente la faccia dell'80% dei personaggi dei videogiochi tra NPC e protagonisti. O alternativamente del 95% dei malavitosi in una serie televisiva. Quindi per me non è una questione di immaginarmi la faccia del personaggio. Io ho la faccia del personaggio. Sì, esatto. E quindi, ma questa cosa capita proprio per frazioni di secondo. E quindi a volte, soprattutto come dicevo prima, quando ci sono attori, o in questo caso come Ada, che ha tutte queste sfumature anche espressive, io le immagino addosso a me. Cioè, io in quel momento mi sento proprio lei, ma infatti poi quando l'ho vista in tutto il suo splendore, io mi sono sentita gratificata, nonostante non sia Certo. assolutamente No, così. però ci Però sta. è anche il bello, è anche Chiaro. il bello. Cioè, ci possiamo permettere di fantasticare e di essere queste grandi personalità, ed è un privilegio. Sai, io penso che sia una delle cose più belle del lavoro dell'attore in generale, perché tutti noi a un certo punto della nostra vita, specialmente in giovane età e giovanissima età, ci inventiamo delle storie, e queste storie sono tendenzialmente storie con una componente autobiografica, ma comunque con connotazioni da power fantasy, ovvero noi al centro di un universo fantastico dove siamo assoluti protagonisti o comunque dove abbiamo caratteristiche speciali. E secondo me, per certi versi, è un po' una prosecuzione, no? Di quel percorso mentale che ti mette al centro di una storia e se tu non ci credi in primis e non ti ci proietti in primis, fatichi poi a calarti per davvero nei panni di quel personaggio. Poi, ovviamente, l'evoluzione anche della professionalità attoriale ti porta a vestire i panni di personaggi che non sono al centro di alcuna fantasia piacevole, no? Perché magari ci sono ruoli molto drammatici, molto sofferti. Però penso che sia una cosa molto, diciamo, un'evoluzione di quel modello lì, del genere del cantastorie infantile. Sì, assolutamente. Poi sono soprattutto nel doppiaggio, il tutto avviene in una tempistica molto più ristretta rispetto al teatro, quindi si possono vivere in pochissimi minuti tante emozioni differenti. A me è capitato, ad esempio, un giorno in cui avevo 3 turni dove avevo 3 prodotti diversi, ed è stato, cioè, mi ha scombussolato completamente, ma in senso positivo, cioè. Mi sentivo drogata perché ero passata da un'emozione all'altra ed era un po' Certo. stordita, però è meraviglioso, è stimolante, e soprattutto penso che si migliora, supponendo ovviamente di avere le basi per poter fare questo mestiere, si migliora proprio facendolo,
perché si comincia ad acquisire sempre di più in modo automatico quella parte tecnica del sync, guarda il time code, e guarda lei, cioè tutte queste cose puramente tecniche. E lì, quando poi le cose, insomma, si diventano appunto più automatiche, ci si può dedicare totalmente proprio a entrare nel personaggio. Ed è proprio la cosa più difficile di certo. questo mestiere. Ma infatti, a parte che mentre tu dicevi questa cosa, io il mio cervello si è attivato qualche circuito sinaptico che mi ha fatto vedere Giacomo Poretti che faceva il signor Quaggot. Faceva tossisca, signor Quaggot. E poi faceva, perfetto, salve. Cioè, però salve. Al di là di questo... che tra l'altro leggevo che una volta Luca Ward parlò di questa cosa qui, dice che effettivamente può capitare che il doppiaggio sia anche questo, cioè ovvero qualcuno che si mette lì, tossisce davanti al microfono e poi gli fanno ciao con la manina e... no, però adesso a parte questo volevo dire per risollevare questo discorso che insomma si è affossato così. Che tanto è vero che nel doppiaggio dei videogiochi, cioè in America, quando si. Per grandi produzioni che richiedono motion capturing, cioè gli attori, gli interpreti, mentre eseguono i movimenti per il motion capturing, recitano e quindi per loro è. Proprio lavorare su un palcoscenico è fondamentalmente indistinguibile dal punto di vista proprio della fisicità, del modo di affrontare il compito, indistinguibile da recitare in un film oppure in una serie. E questa cosa qui ovviamente dà un grande valore anche all'interpretazione, perché cambia tutto. Sì. Sì, noi dobbiamo simulare, ma con simulare intendo non solo vocalmente, ma improvvisare in qualche certo. modo, che so, stringendo, strecciando, per rendere naturale quel tipo di sforzo lì. E quindi ci dimeniamo come dei pazzi. No, queste solo sono cose che cioè, andrebbero registrate, Elena, perché... cioè, anche perché ci sta una scena verso la fine di Resident Evil in cui Ada è legata. Sì. Quindi immagino che lì ci sia stato bisogno di fare un po' questa cosa, non di legarsi, però comunque di lavorare in questo senso. Sì, assolutamente, ma ogni volta che c'è uno sforzo fisico, anche nel primo incontro, quando si vede per la prima volta Ada, che hanno quello scontro, cioè quello non è così e basta, certo. Si cerca per quanto possibile, perché poi abbiamo il microfono, quindi non ci possiamo spostare. Chiaro, poi una stanzetta troppo. Magari, no? Esatto, di trovare degli espedienti che magari non c'entrano nulla con quel movimento, ma che restituiscano la stessa verità. Ma anche parlare, non lo so, a me, io che ne so, quando devo doppiare un personaggio che fa uno sforzo, che viene ripetutamente colpito, mi metto un pugno sullo stomaco oppure con la gola, cioè qualsiasi cosa per cercare di restituire quella verità. Questa è una prospettiva... diciamo nascosta, perché uno si immagina che sta lì, cerchi sì di simulare senza poi dare diciamo un contesto fisico alla cosa, ma in realtà poi ti viene, credo, spontaneo di volerlo fare, perché così dai carattere a quell'interpretazione, no? Credibilità, verità, come dici tu. È quello, è il discorso della verità, perché altrimenti dovremmo riprodurre un suono fittizio che invece possiamo anche grazie all'uso del corpo. Poi certo. c'è, ovviamente, ognuno lo usa a proprio modo. Io gesticolo anche troppo, cioè a volte veramente cose che non importa neanche fare, ma tipo il micro... ma non lo so, ma sarà, queste sono reminiscenze teatrali, perché usando il corpo in teatro è chiaro che mi viene spontaneo. Però tutto fa, in quel momento possiamo fare quello che vogliamo, ovviamente senza fare rumori molesti che capta il microfono. Chiaro, cioè nel senso non si possono usare prop, per dire, quella roba no, lì. No, mi hai fatto venire in mente il fatto che altrimenti saresti una sorta di foley artist di te stessa.
Perché, sai, il foley artist si inventa il suono, cioè si crea un suono che all'orecchio risulta simile a quello lì che dovrebbe essere, ma non è mai quello. No. Invece, nel tuo lavoro devi cercare di trasmettere un suono che si risulti credibile, ma anche familiare, perché a quel punto uno lo conosce qual è il suono di una voce sotto sforzo oppure affannata, eccetera. Quindi io mi immagino che tu magari devi fare la voce di una persona che si è appena fatta una corsa, te fai 50 volte le scale, lo sapevo, è per forza. Cioè, corsettina sul posto, ovviamente un po' c'è di attorialità, c'è Chiaro, di certo. chiaramente, perché se no non è che posso dire scusate, vado a fare una corsetta Esatto, e faccio due arrivo su. flessioni così al volo. Esatto, però già tanto quella sensazione l'attore ce l'ha già presente, perché l'ha già vissuta o nella vita o sul palco. Certo. Si cerca di rievocarla, di riprodurla e poi di mantenerla quantomeno verosimile. Ah, io, visto che siamo un po' in chiusura, ti volevo chiedere, c'è un aneddoto, una cosa strana o significativa, una cosa che ti è rimasta di questo lavoro che vuoi condividere con noi? Può essere anche una Allora, cosa cioè, nel senso. in realtà un aneddoto preciso ora non mi viene in mente, magari curioso. Quello che posso dire è che per me, però è sempre legato molto alla mia esperienza lavorativa, è stato emozionante dare voce a un personaggio di un videogioco con l'animazione. Perché è come se me l'avesse fatto sentire, cioè come se l'avessi percepito più vero, più reale, più esistente, cosa che magari non succede quando appunto si lavora con l'onda perché non c'è un reale sync da seguire come può essere per i film, le serie TV e gli anime. Quindi più che un aneddoto è il valore aggiunto che ho potuto sperimentare e che mi ha fatto dire wow, cavolo, che Cioè, figata. sì, ma poi tanto non sei la prima a dirmi questo, che è una cosa un po' scontata, nel senso che lo uno, so. se, no, 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 non era un No, ma è puntare il dito, vero. no, però me lo dicono tanti doppiatori che magari si muovono anche nell'ambiente videoludico, che è 10 volte più difficile ovviamente farla solo con l'onda, e delle volte si sorprendono di come possa guadagnare l'interpretazione avendoci davanti la fisicità poligonale del personaggio, specialmente considerando che adesso i livelli anche dal punto di vista della diciamo, ricostruzione digitale dei personaggi sono molto elevati, quindi è più facile, come dicevi tu, cogliere la microespressione, la sfumatura, quella contrazione muscolare che ti fa pensare a qualcosa. Sì, e poi ti crea un'empatia diversa, Chiaro. perché se no vedo un'onda, magari non capisco bene il contesto, invece qui, proprio perché appunto il prodotto è molto risonante, c'è una storia ben precisa, ed è come se io da profana, sempre tra virgolette, mi mettessi nei panni di chi poi guarderà questa cosa e dico, cavolo. Che figata, ecco Certo. l'appassionato, il fan di questa cosa. Cioè, senti, cioè io sento proprio anche ancora di più il dover rendere giustizia a questa cosa. Poi sempre, anche laddove non c'è l'animazione. Però, cioè, uno pensa anche alla grande responsabilità che ha nella creazione, di essere parte di questa creazione. E con Certo. l'animazione questa cosa arriva molto di più, anche perché se io avessi fatto nella mia vita Ada Wong senza manco averla vista, cioè io ancora ho l'immagine e comunque cioè per dire di lei quando sale sull'elicottero in questa posa meravigliosa, Plastica. sì, cioè rende proprio tantissimo il calarsi del personaggio e quindi io ero emozionata anche nel lavorare in questo modo qui, ecco, avere l'opportunità di lavorare su un prodotto videoludico che avesse anche le animazioni.
Allora, io ti ringrazio per essere stata qui con noi in quest'oretta e a questo punto io spero, senza dire niente, perché ripetiamolo, ribadiamo e cementiamo l'idea che non si sa niente, però di Giuro, giuro. riaverti magari fra qualche tempo a parlare o sempre del tuo lavoro su Ada Wong o magari del tuo lavoro su qualche altro personaggio videoludico. Io lo spero tantissimo, Dai. assolutamente, Così assolutamente. poi cioè, possiamo anche assistere di nuovo al commento in chat di Niccolò che come al solito arriva sempre così inopportuno, però va bene. Elena, ti ringrazio Non tantissimo. sento più niente. Non lo so perché. Ah, non senti più niente perché ti sei ribloccata. Ti sei ribloccata. Eccomi, non ti sentivo più, infatti Ok, stavo già scrivendo. però sappi che tu in cam sei comunque bloccata. Loro ti sentono, credo. Ok. Però sei. No, forse adesso ti sei sbloccata. No, ti sei sbloccata, quindi perfetto. Approfittiamo del L'abbiamo momento in fatta. cui sei sbloccata per salutarci. L'appuntamento con i ragazzi in chat con la prossima diretta è fra un'oretta circa che parleremo della morte delle tre con Roberto Buffa. Ti ringrazio di nuovo e a Grazie prestissimo. mille. A Ciao! presto. Ciao, grazie.